Allora, Raffaele, l'ultimo è Lorenzo Bye Bye. Ostatnie často nazivasce Lorenzo Bye Bye. Allora, sotto, Raffaele, c'è un biscotto al pistacchio. Oh, nadole, molto buono. Nadole je taki biscott pistacchiove, bardzo dobre, bardzo dobre. Scaldiamo sempre la panna o l'acqua o il latte in base a quello che abbiamo deciso. Oczywiście będziemy pogrzać mleko, śmietana czy woda. Insieme al limone. Razem z cytryną. Dentro c'è una gelatina di fragole, no? Gira. È la stessa che gli ho detto prima dell'albicocca. Na drugiej stronie jest taka gelatina truskawkowa. To jest taki podobna receptura co dostaliście na morelowa, coś takiego. Questa qua. Allora, solito discorso, Rafa. Taki sam proces. All together. Mettiamo qui la panna, Raf. Oggi togliamo taki różowe, nie, muszę zmienić. Questa cosa widne rosa. Widne chłopak tam z tyłu muszę tyle umyć. Che detto no, che non mi piace. Colpa tua, poverino, lui deve lavare tante di quelle cose, perché non ti piace il colore. Ok, sempre il solito discorso, non è bollente perché taki, io non scaldo totalmente taki il prodotto. Taki sam jeszcze potwierdzimy, że nie wolno pogrzać za dużo. Dlatego nie możemy dawać gorąco produkty. La panna sempre semi montata, Raf. Śmietana oczywiście taki lekko ubita. Qui mettiamo dentro la gelatina poi di fragola. Adesso la vuoi? Sì, adesso no, finito. La vado a prendere? No, è qua, è qua. Tranquillo, Raffa. Glielo dice il ragazzo, lì mi dando lui. Glielo dico adesso? Sì, vai. Michał, dammi taki dischetta gelatina owocowa, truskawkowa. Frusta professional. Ti dà una urogina, Chirissa. Al tuo compleanno te la regalo questa qua, se vuoi. It's nice. Allora, la gelatina è già pronta, eh? Già. Gelatina Yushi è sgotova. Ok. La troveremo poi, la finiamo dopo con... con la... facciamo in quadro, sì. Quella che degusteranno loro è stata fatta in quadro. Co, co vi później będziecie spróbować, to nie było robione na postaci torta, ale było robione na postaci taką dużą blachę i później było krojone na takie malutkie monoporcje, nie? Okej. Okay. Ale se non można robić mistolo. I to, nie? È importante non fare fare la condensa. Co to jest ważne? E altrimenti poi c'è il problema che si stacca, Raffaele, quando tagliano. Co to jest ważne, do takiej dyskietki gelatina nie wolno robić tam taką, jak nazywa się, taki szrom. Dlatego, kiedy robi się taki szromu, później, kiedy mi pokroimy, oni podzielają się jedno na drugie. Ok? Ok. Frozen, congelamento. Dajemy do hartownika. Il colore italiano. E to jest rezultat końcowy. Włoskie kolory te są tam. La finiamo. Skończymy. Scusate le spalle, Raffaele, ma prendo un attimo... Cię proszę o plecy, ale muszę wybierać różne rzeczy. Il mandarino. Mandarino a metà. Mandarinka na pół. Senza semi, eh? Bez peschi, oczywiście. Ok, 6. A widzisz? Na 4. Cosa dici? Quanto la taglia? La tagliamo sottile, eh? No, to było dobre tam do Poznania, według mnie. Sei un caos. Spray? Oh, spray gelujące. Non è DTT, eh? Ti ho detto, Raf? Do? Non lo so. Ah no, è uno spray per disinfettarsi le mani.
It's not beep, beep, beep. No, non è moschito. Questo è il prodotto, perciò abbiamo, glielo scrivo qui così facciamo prima, visto che c'è stata la domanda, voglio che sia chiaro. Quindi è bardzo, pani jest bardzo czujna tam, widzę. Allora, massa croccante sotto. To jest taka massa krupiąca po spodem, daje się. Un pochino di mousse al cioccolato bianco. Pugli dajemy taka un cienko warstwa, taki mousse białe cioccolate. Gelatina. Puni dajemy taki insert gelatino, nie, z owocem. Ancora un pelino di mousse. Puni jeszcze raz taki mousse z białą czekoladą. Il biscuit alla pistacchio. Biscuit z pastą pistacową Fabry, oczywiście. E alla fine ancora mousse. I na samym końcu mousse.